Chi è? Cosa c'è? Oh, è arrivato! Buonasera. È arrivato! Buonasera. Il sindaco di Strafigliu! C'è l'orchestra? Ci sono i musicisti, hai visto? Si piace questa pizza. Perché? Ce la mangiamo dopo. Dopo ce la mangiamo, Si sta lavorando alla... Buonasera. Buonasera, sindaco. Come va? Tutto bene? Tutto bene. Beh, siamo... carnevale, visto qui che allegria. Cosa avete fatto per carnevale? No, noi... Avete organizzato qualcosa, Scraffingiu? Certo, noi Scraffingiu su carnevale duvestauso da sempre. Abbiamo una tradizione antichissima del Scraffingiu, sì. Del carnevale. Bello proprio. E cosa fate? Fate quello che fanno in tutti i paesi? Fate la sfilata classica? Certo, facciamo la sfilata. E come si svolge? La sfilata si svolge che portiamo in processione il simbolo del suo carnevale. Da Rugiae dopo. Ah, come Canciofale a Cagliari, come Re Giorgio a Tempio. E che come si chiama il vostro simbolo? Re Arrungioso. Re Arrungioso? Sì, Re Arrungioso. Ma c'ha il nome del santo? No, no, è il santo. Come il santo? Sicuramente in Bidda non tiene su denaro, vai questa manifestazione, questo cupazzo. So. Quindi andiamo in chiesa, prendiamo il santo, dopo un cordaus a mascherezza. Ma stai scherzando? E lo portiamo in giro a sfilare. Ma quando mai? Ma scusa, ma il prete non si inchietta? No, portiamo anche il prete a sfilare. A sfilare, lo facciamo, lo vestiamo da cardinale, esso è contento e non sai che l'hai spaccato. Sono da cardinale. Ma scusa un attimo. Mi dica, scusa un attimo. Ma invece di fare queste cose che state pensando, perché non vi fate dare i soldi della regione tramite il POR? Lei sa cos'è il POR? Subor. Subor, cos'è il POR? Beh, Subor è sti... Beh, il POR lo sa, un sindaco lo sa cos'è il POR. Subor è suborto. Il POR, no? Subor. Il POR. Dunque, Subor, no, dice... Subor. Allora, stavamo dicendo che quest'anno abbiamo un'innovazione a Scraffingiu. Ma che innovazione avete? Doppio uso per la sfilata. Allora, verrà proibito a un quarto della popolazione di Scraffingiu di vestir, estratta a sorte, di vestirsi a maschera. Come verrà vietato? Verrà vietato. Ma perché? Perché in poche parole l'anno scorso abbiamo fatto la sfilata, eh. A metà sfilata ci siamo resi conto che eravamo tutti vestiti a maschera e non c'era nessuno per guardarci. Sta... Ma lo sa, ragazzi. Una sfilata a legge. Vabbè, c'è... Eravamo tutti... E quindi... Ma avete una... Ascolta, ascolta, Tonino, fa una cosa con i spalloncini, vai lì di... Vattene via per quello. Metti su scimpre Saida. Vai dietro, grazie. Che badinga, è un ragazzo distraendo, che ci stiamo aiutando, capito? Ah, anche noi abbiamo. Mi dica di carnevale, cosa avete? Maschera tipo mammutone, ne avete? Sì, sì, noi abbiamo una tipica maschera di Scraffingiu, si chiama Pappingiones. E com'è questa maschera? Pappingiones è una maschera antichissima, è fatta di sughero, cioè le corna, e poi tutto il corpo nudo del... Ah, si deve mettere uno nudo dentro nudo, quest'abito? Quest'abito viene ricoperto de vollasa de coso. Di che cosa? Questa cosa... Orticca? Orticca e di peperoncino. Ma sta scherzando, pigarebbe a Scraffingiu. Pica da scraffimento. E infatti vince il primo premio che arriva ancora vestito alla fine della sfilata. E ne arrivano? Manco uno, buttaci scraffi. Sapezza una bella tradizione. Bella questa, tradizione, ma abbiamo anche altre tradizioni. Tipo sartiglia, non avete niente? Sì, stavo appunto dicendo che noi teniamo una specie di sartiglia, che davvero su un bidda, si chiama Sagorsa Sabudda. Mettete come Sabudda? Sabudda. La gallina. La corsa alla gallina, in poche parole, si svolge nella strada principale, per un filo, piccauso, una Buddha a sugadura. Al collo. Al collo, viva. Ah, è peccato. È peccato se non era viva, perché deve sbattere le ali. Ah, certo. Gli animali si sono contenti. Ci fichi in testa bassa. È vero, certo. È usanza del... E quindi passate correndo e dovete... Allora, in poche parole, ci sono i cavalieri al galoppo di asinelli, burrincoso, devono prendere con un bastone... Da gatta di burrincoso? C'è da me, so. Che ho pensato bene, saccio un jeans. Capito? Quindi, stavamo dicendo... Sabizza, dopo, dopo. Dopo, si va a posto, Sabizza, bella. Allora, mi dica questa sartiglia, chi infilza la gallina? No, col bastone, da deppe di scuda a terra. Ah, un colpo tipo ventolaccia? Tipo pentolaccia, deppe di scuda a terra, la gallina deppe di muove in mezzo. Ma capite, chi vince? Chi vince, chi riesce a fare... vince il primo premio, una notte, con la figlia del brigadiere. Con la figlia del brigadiere. Beh, la figlia del brigadiere si è offerta volontaria e Tavasi ci ha dato, non da contenta. È una bella ragazza. E il secondo posto, secondo vince? Premio, il secondo premio vince il pomeriggio con la figlia del brigadiere. Sempre la figlia del brigadiere? Beh, si è offerta volontaria, lo offendi, Tavasi, notte e pomeriggio. Tutto e le... Zeppelin ne avete fatto? Zeppelin ne ho fatto Cancu 10, 15 Mois, bello. So. Abbiamo fatto fare a zia Francesca Castadoppisi. Zia Francesca Castadoppisi? Francesca Castadoppisi è una di Scraffingiu che è addetta a Cassai Stoppisi in Bidda. Proprio sa delega, che è la cassa dei stoppisi e fa anche queste zeppole. Ma le zeppole come sono?
No, bene, però al posto dello strutto buono di fischio. Avaranta piccio cosedda, secondo Avaranta, me. Cioè... All'azzanata, capito? Infatti, non è buono. Non sono buone, però è usanza fare le zeppole, scudiosa sconchiata. Vabbè, allora invitiamo domani tutti a Scraffingio. Venite domani a Scraffingio, martedì grasso, che è doppio su, in poche parole, dare le zeppole a tutti voi, chi vuole venire. C'è la degustazione delle zeppole, poi? E poi, se siete fortunati, questa villice dei Subbrigadieri, sa contenta e se non riuscì. Grazie. Le vuole venire, arrivederci. Arrivederci. Scusate del disturbo, mi raccomando. E il porco, se il porco? Subor. Dunque, Subor. Vabbè, mo mi devo andare a votare in sassi. Allora, continuiamo. Siamo già, adesso benissimo. Ecco qua. Buonasera. È pieno di fumo, c'erano i dissennatori, non bordello. Buonasera. Buonasera. Come state? Bene, lei tutto bene, visto che abbiamo un gruppo, un altro... Ah, questo è il gruppo. Sento la musica. Ma questo è stato escluso da Sanremo? Sì. Non ti fa tu bene. Non ti fa tu bene. Ma no, cosa ti fa tu bene? Ma sono bravissimi. Non mi bracenti. Ma che ti andi bracenti? Ti andi a ammarrare. Come ti ammarrare? Ma la smetta. In vigna. Signor sì, lui è il sindaco di dove lì? Buonasera, sindaco di Scraffingio. Scraffingio, provincia autonoma. Ma siete autonomi? Te lo sotto nomi ande vai, gusto io peso, fa cantare. Allora, le palette, signor sindaco, come va? Non dica parole. No, tutto bene, è iniziato l'anno nuovo, stiamo iniziando di nuovo a lavorare con calma, però stiamo riprendendo tutto in mano. Fa piacere. Sì, ce l'ha mancato. Poi un paese Scraffingio dove non ci sono problemi. No, è bello perché nel resto dell'Italia sta succedendo di tutto, problemi, comuni, mondezza, cose. Rifiuti spostato a lei, per fortuna voi siete... Sta andando bene. Sta andando bene, però qualche problema ce l'abbiamo anche noi, non è che ce l'ha mancaiato. L'avete anche ce l'ha mancaiato. E che problema, è piccolo problema? Sì, grazie a Deus, poi con 2 o 3 delibere, devo aggiungere tutta questa situazione, mica fa cosa pim pim pam. No, è bello, so che lei è sembra una situazione, anche magari problemi legati al PUC. Al? PUC. Lei sa cos'è il PUC? È sindaco, sa cos'è il PUC? Ce l'ha mancaiato. Cos'è il PUC? Ma lo faccio quasi ogni giorno. Che cosa? Il PUC si fa ogni 4 anni, lei quanto lo fa? Scusi, Il PUC, A volte un giorno sì, un giorno no. Ma come? Cioè, il PUC è il piano? Ah, Subuc. Vabbè, che problemi avete? Dunque, no, vabbè, a parte questo, Subuc, a fancuffia. Allora, no, il problema fondamentale di Bida è Satradì si è morta la perpetua. Oh, mi dispiace. Cioè, la perpetua di Grezia. Pace abbia in cielo, certo. Ce l'ha mancaiato, e l'abbiamo seppellita, ci dio su un terrava, e in poche parole ci siamo resi conto che sono finiti posti in cimitero. Il cimitero è pieno, non c'è più posto. Non c'ha più luogo. E come fate adesso? No, tutto a posto, grazie a Deus, ho fatto già la... abbiamo appaltato i lavori perché dobbiamo ampliare su Camposanto, certo. Comprendi? Ho capito, quindi quando finiranno i lavori? No, su Casotto è custo, in poche parole, ho fatto un'ordinanza, la numero 1008, allora in poche parole abbiamo appaltato i lavori e siccome sergente... con questa delibera, con questa ordinanza, abbiamo cortesemente detto alla gente desimorri a luglio o agosto, come ti accabbano il treballo. Scherzando. Ma quando la gente si muore, mica muore a comando. Desimorri a luglio o agosto, come ti accabano il treballo, perché no si muore in casino. Come? Ma non dica queste cose, ma sta scherzando. Ma un sindaco non parla così, ma dai, ve lo applaudite anche. Ma non si parla così. No, non si parla perché è usanza in vita, ci interremmo. Ecco solo se c'è una macchiaiata, ma è la che si aspetta questa ordinanza. No, vabbè, appunto questo è il problema. Quello che sta preoccupando a noi è che in poche parole, che sta gente non sta rispettando questa ordinanza. Si chiede a morte. È normale che si chiede a morte. E cosa pensate di fare? No, abbiamo già mezzo risolto la situazione perché, in poche parole, considerato il fatto che non abbiamo più soldi in paese per lastricare il centro storico, la strada del centro storico, ho fatto una delibera in base alla quale si è sunterrenza sta gente nella strada del centro storico. Ma sta scherzando? No. Ma come te la mettete nella strada? Ce l'ha mancaiato, non sono scherzando, sono cose serie, questa amica. No, l'abbiamo fatto questa cosa qui perché in poche parole i parenti comprano la lapide e a bella bello si usa lastricchendo tutta sta strada. Ma quando l'applaudite che ne dà a me? È un'idea da pazzi. Ma se non vuol mettere un fiore nella tomba No, abbiamo già predisposto anche quello. Per quanto riguarda fiori, abbiamo ai lati della strada sul il marciapiede con fioriere e aiuole. I parentesi vanno, mettono i fiori e noi abbiamo risolto anche il problema verde pubblico.
a costo zero. Ah, tu il problema avete risolto? No, no, adesso stiamo cercando anche noi Gicchendi di un assessore preposto del rispetto a questa cosa, e in poche parole stiamo cercando di far spegnere i lampioni nella strada e ci sono lumicini sulla strada. Che età luci è questo? Vabbè, luci. No, però lo risparmiamo, comprende? Luce molto. Vabbè, io... Quindi io sono venuto qui cortesemente, che mi fate fare un appello. Faccia l'appello, però che il tempo stringe. Se volete, in poche parole, potete ben asimorre in bidda. Cioè abbiamo, in poche parole, predisposto il piano, non vi facciamo pagare il suolo pubblico. Chiovese, forse si sta l'astra, vero? L'astra è usata, usata a portarla, ok? Grazie, sindaco di Scraffingiu. Arrivederci. Grazie, il sindaco di Scraffingiu. Sera. Ciao, sindaco. Ciao! Oi Buru! Fischiettando siamo in casa. Sempre di Scraffingiu lei. Sempre sindaco di Scraffingiu, provincia autonoma, di un'autonomia, potrebbe essere stato il nostro. Oh, ma vedo oggi complimenti, vedo che in dolce compagnia, eh? Tante scherzoso. No, colgo l'occasione, è usato sul segretario comunale nuovo. Ma il segretario comunale? E va. La dottoressa Benedetta Orticca. Orticca? La dottoressa Orticca. Un cognome di Orticca? No, Orticca è un cognome tipico di Scraffingiu. Eh beh, sì. E infatti Gastendida fa di bene cane Scraff. No, non dica così. Esatto. Che magari è sposata, ci può essere... È sposata e vedova Pulici. Pulici come? Suo vedovo fu di Pulici, di cognome. Ah. Pulici, è morto. E com'è morto? Scraffendosia c'è da. Ma non vi siete... Abbiamo invocato anche Santa Rungio su Marte, ma de pedesse in feria, Sassadi non c'è. Infatti. E se crepao. Eh vabbè, buonasera dottoressa! Sì, sì, proprio una bella orchestra! È scimpra? No, non è scimpra. È surda come una campana, non tendere manco a issa, provi a chiedergli qualcosa. Benvenuta al nostro spettacolo! No, no, nessun ostacolo, tutto liscio come l'olio! È scimpra questo? No, non è scimpra, scedata, è staici, mischina. Ma perché l'avete presa una sorda per fare il... Non mi pare di mave. Ah sì, vabbè, il segretario comunale mettete una che no, non... ti spiego Massimo, in poche parole, dovevamo prendere il segretario comunale nuovo. Il maschio... Dovete prendere un maschietto? No, li avevamo esclusi a priori. Ma perché? Maschio su a galera. Quindi abbiamo scelto una ragazza, una bella ragazza, poi l'abbiamo scelta sorda, così la popolazione di Scraffingiu va... come entra in comune per lamentarsi, bida issa, va a lamentarsi da lei. Giustamente va dalla bella ragazza. Va dalla bella ragazza, si lamentano con lei, issa non ci intende nulla. E quindi... E non le riferisce niente. Quindi. Non mi riferisce niente, e quindi io ci guadagno due volte, poi issa non mi dà nulla, manco la popolazione, e mi sbatto. Ma se viene qualcuno di... Scusa, se non siamo volgare. Ma se viene qualcuno per parlare urgentemente del PUC, lei sa cos'è il PUC? Il? PUC. PUC. PUC, cos'è il PUC? Lo sa cos'è il PUC? Beh, ce l'ha mancato. Il PUC. Lei è sindaco, deve sapere cos'è il PUC. E il PIA, cos'è il PIA? Il PIA. Dunque, il PIA, cos'è il PIA? Il PIA, PIA est, piano integrato, dunque, subia. Ah, subia, e te subia. Subia est, subiano integrato. Lei è un sindaco, deve sapere cos'è il PIA, cos'è il PIA? Dottoressa, deve dire cos'è il PIA. Olia? Sì, molto olive e molto olio quest'anno in paese. Andata buona di ullo, cane. Ma tacci, sta chiedendo del PIA, che è andare a Boradeo, ma da... Ha detto la dottoressa. Ma perché siete venuti insieme? No, siamo venuti insieme perché, in poche parole, depeo su... Perché siete venuti insieme? No, non siamo bevuti! No, è bello parlare con lei che capisci tutto al volo. No, no, non usiamo la polo, no, no. Ehi, ascolta, Paco, usciti via. Se su vende, brutta figura, sono il signore. Allora, siamo... Bella ragazza, ma è tonta, vero? E vabbè, questo noi abbiamo preso la bella ragazza, non su intelligenza, casino. Allora, in poche parole, noi siamo venuti qui perché dobbiamo invitare la gente a sta sagra che dopo si fa in bidda. E che sagra? Sta sagra dei scorrudus. Dei scorrudus, sicuramente qualcheduno già cinda adesso, noi pure, un sala. Un sala, non lo so. Se sul volete. Palco tra i musicisti, ma... Tendini su mezzo. Non lo so. Non li vedo bene, però penso che sia... Ma scusa un attimino, ma come si... Chi partecipa? Perché sta sagra? Allora, è venuta la segretaria comunale per prendere le adesioni, veniva su volo. Ci abbiamo tre adesioni per il momento, sono tre iscritti, abbiamo Zio Beppi Boi, signor Cornelio Crabo e signora Barbarina Montoni, con rudo su di nome e di fatto. Abbiamo capito, ma se uno vuole andare lì cosa deve fare? No, dunque, la sagra si svolge semplicemente così. Chi uno esti corrudo può venire tranquillamente in paese e partecipare. Ma se uno non è corrudo? Se uno non è corrudo abbiamo la commissione preposta a fare questa gente corruda. Una gente specializzata. Gente specializzata. Gente proprio che del gente mestiere. Preparata. Del non mestiere. È gente che è improvvisata no, così. No, ma no, si può fare qualcosa pim pim pam. No, avete fatto la delibera. Abbiamo fatto la delibera e in base alla delibera io sceverò questa ma gente. Ma lei è sposato? No, io sono signorino. Ah. Quindi non è... Bagadio. Bagadio. Non sono... Va bene.
E allora, lei è sposato? Io sono sposato. Se vuole venire alla festa. Ma come, signor sindaco, ma lei non può dire queste cose. Lei me l'ha detto. Va bene, allora, quando inizia la festa? Quando inizia la festa? Eh? Tempesta. Ci mi la festa, comprendi? Quando inizia la tempesta? Per la festa. Bravo, comprendo. Arrivederci. Buonasera, dottoressa. Sì, complimenti, è una bella festa. Qui dietro, è dietro le quinte. Signori, il sindaco di Scarpinti. Guardi che belle ragazze abbiamo. Ha visto, sindaco? Come va, sindaco? Tutto bene? Sì, tutto bene. Sì, presidente. Come è? Tutto a posto? Tutto in paese? Il paese è iniziata la primavera. Beh, è arrivata non solo in paese, dappertutto. Paese prima. Poche parole, abbiamo dovuto subito fare un piano, una giunta straordinaria per attuare il piano antiallergie. Ah, quindi avete vaccinato tutto il paese? No. Dio su, segau tutto mattaza, chi vuole in frori. Le abbiamo tagliate tutte, tutta la campagna di usa bruciata. Stai scherzando? No, però abbiamo ridotto la percentuale dei pollini nell'aria. Ma perché c'era molta gente allergica nel paese? Come? C'era molta gente allergica nel paese? No, scetti, Dio su, vigile urbano. E per due persone allergiche si struppiarono tutta la campagna, ma vabbè, stai scherzando? Però con mandato su noso. Vabbè, ma è una cosa, non è una cosa bella, lei dovrebbe dare l'esempio in quanto sindaco. Infatti, esempio è troncato tutto. Scusatemi, non mi dica, che è brutto, mi dica per Pasqua, adesso iniziano i riti della settimana santa, certo, voi, cosa organizzate a Scarpinti? È in trend la settimana santa, come ogni anno, no, su Scarpinti, il giovedì santo iniziano i riti quaresimali, comprendo? Alla grande, proprio tutti gli anni? No, l'anno scorso purtroppo succede un problema proprio su Giovia. È successo? Mesu Gasotto, Sobredi aveva organizzato tutto alla perfezione e è svato sull'ultima cena. Vale, come si fa l'ultima cena? Poi avevamo fatto la lavanda dei piedi, 12 persone. Scelte no, da me. Ah, le ha scelte lei? Scelte da me, nominate, nomina si dei sindi, comprende? Il prete poi lavava i piedi. Il prete lavava i piedi, stava andando tutto bene, fin zaccando Sobredi arriva Sciacquai, in dopo cosa grappita, ci vede brocco, in dopo cosa grappita, sopra di se sti svegno, in terra, adesso frago potesci. Frago potesci, uno schifo. Uno schifo, adunai tu e adunai no, su Massimo. Mi da ricordo sta gente in deve sia de Gresia, pariata un lacrimogeno su G8. No. E da che siete sciacquati? Che cosa... Da quanto era che non si lavava i piedi quello? Tante pensi, minimo 3-4 Pasqua che non si lavava i piedi, schifo totale. Ma il prete poi si era ripreso? No, il prete l'avevamo lasciato, lasciato lì aspettendi su domenico, poi ti usanza. Tre giorni l'avete lasciato lì in chiesa. E usanza su domenico che risusciti la gente, quindi. Aspettendo che si scidava. E invece e dovete andare a soccorrerlo. No, noi devo lasciare un cresia, in poche parole, devo serra un cresia, devo radotto, era andato anche il sacrestano col turibolo incensando, comprendi, poi suffrago che non fa ieda, fate uno schifo totale, è andato il turibolo, non fa ieda, suffrago, batteva l'incenso, c'è il suo dotto e io sigillavo la sacrestia a piombo. Ma come a piombo? Ma sta scherzando? Tipo baullo, devo fare. E come avete fatto l'incontro, la messa? No. La messa dove l'avete fatta? La messa ci ho pensato io personalmente, l'abbiamo fatta nello scantinato di casa mia. E chi l'ha celebrata? Come? Chi l'ha celebrata? Beh, vista l'urgenza di questa situazione, dopo celebrata a Deo. Lei non può celebrare, lei non è un prete. Vabbè, però io usanza questa messa, si devasca. E tra l'altro abbiamo fatto anche s'incontro. E come l'estate, non c'erano le statue, la chiesa era chiusa? La chiesa era chiusa, però no, sono disubicata. Una statua l'abbiamo presa dal paese vicino, siamo andate di notte in disubicata, poi non ci manco come ti hanno fatto questa processione. Avete rubato la statua? Come? Avete rubato la statua? No, vabbè, però l'abbiamo resa il giorno di Pasquetta. Vabbè. Ma scusatemi, ma come fa quelli... Vabbè, noi non potevamo avere simulazione di non fare questa processione, comprendi? Vabbè, ma l'altra statua dove l'avete rubata? L'altra statua fa questa cosa proprio surrealistica, io subito, piccano picciocchetto, un malandao de bidda, un ladrone, di stampare un mano se spese. Ma sta scherzando! E ha avuto l'onore di fare il risorto. Ma voi gli avete bucato le mani e i piedi? Ci picchi in sabbassa. Vabbè, ma non è bello. No, era bello. Stampare.
Sibiada, Sallusci deve batti in patti. Ma non è giusto. Era dai. Giusto. Poi tra l'altro. Guarda tranquillo che guarda tranquillo che gusto, perciò che non torna da furare. Certo. Poi te è meglio se ne punire uno, poi discrementa i gente. Ok, capito, ascoltatemi, no? Dica. Sì, no, devo avuto delle... un appello, sì. Poi ta, gusto perciò che tu. Bob, sì. Mantenò che in bianca da. No, fai un pittore. Ah, pittore? Sì. Siccome abbiamo lo sottoscala di comune, chi vuole bene ad un biancaio? No, magari in biancaio, venga qui. Appunto, nel nostro sito sono arrivate molte lamentele, persone a cui avete fatto il cud male. Caffè Massimo, noi non significavamo responsabilità. Beh, c'è stata gente che si è lamentata. C'è stata questa ragazza che ha fatto una sciacquamanne casine. Anche nel giornale hanno scritto. Anche nel giornale, lamentandosi che diventa fatto su cud male, scusa. Andiamo in pubblicità, grazie. Quali batterie? Quali sindaco? Lo spiccione! Come batte lo spiccione? Guarda! Ci vediamo fra poco! Sto a casa si passa, sto... Rapi e look, fai vedere? Là, e noi, sto a casa il look. Messo... Buonasera! Ciao! Buonasera, è tornato il sindaco. Buonasera, sono sindaco, sta stare Fischelli? Sono di casa, no? E sta cinta che... va bene. E dai, mo, un pochettino di sbuttino spuro. Usanza fischiare quando uno è di casa. Sei il sindaco di Scraffingio? Sì, sono il sindaco di Scraffingio. Come sempre, provincia... Come sempre, provincia... No, di Scraffingio, sapete di cusa. Ma scusi, signor sindaco, sì. Ma mi sembra che... Come mai oggi lei non è in paese con tutti i suoi paesani a festeggiare? No, sta la notte di Natale? Notte di Natale, no. Anzitutto colgo l'occasione dell'ospitalità che ti è messa là per dare gli auguri a tutti gli abitanti di Scraffingio. Sì. Tutti quanti, del suo primo assultimo, di passare un anno pieno di... Ma pieno di bene? No, pieno di prurito e si scraffi in toccando chiedi pure, compri? Che auguri, usanza, scusi, si scraffi. Vabbè, lo auguri a tutti i sardi anche. No, cioè, lo auguri a tutti i sardi. Come? Non lo auguri a tutti i sardi. No, Gesanta arrangiai i sardi, io li do soltanto a quelli di paese, esatto, Gesanta arrangiai, perché non mi fanno il sindaco di questa regione, e usanza. Polemiche, boh. Sai, fai, no, non pensavo fosse polemica da tonta, sai? Cioè, questa è una polemica tonta. Cosa è successo in paese questo No, Massimo, ci ti dico che sono un casinauso perché... Cosa è successo? È successo che abbiamo organizzato il presepe, Massimo. Abbiamo organizzato il presepe. Bello. Su bello, un vicinaudio su tutto Trassau, a Trassa de Palestina. Poche parole, abbiamo messo ciò che è tutto debito con una roba di Angiones in pisso. Ah, tipo pastorelli. Pastore, sì. Io sono furao brevese, ho fatto dalle brevese. Ma ti furao, poteva chiederle. No, vabbè, poi non ce le davano, se è furata, se professore. Bell'esempio, lei che il sindaco, certo, dai. Poi c'era questa ragazza incinta di paese, l'abbiamo convinta a partorire stanotte. Ma sta scherzando, cosa vuol dire convinta a partorire? Quando va a partorire questa? Come? Ma sta scherzando. Scusata. Allora, convinta è una cosa assurda, scusa. E perché è assurdo? Ma ci mancherebbe altro. Quando va a partorire? No, perché lei doveva partorire per l'Immacolata. Per l'Immacolata l'8 dicembre. Infatti abbiamo riunito la giunta di una destringe appena di appoderare. Ma come sta stringe? Ma dai, ma come appoderare 20 giorni a poter E appoderare, guarda. Finza la notte di Natale, così il presepe è più realistico, comprende? Più bello, come te... Shampoo da salvo. Sì. Non aggiunga altro. Non aggiunga altro. Quindi, no, non incoraggiatelo. Dimmi. No, lo so, quindi il presepe è un successo. Matta è un successo, Massimo. Abbiamo organizzato tutta la perfezione, tutta opera d'arte. E se fui su burrinco dalla stalla. Sì, io sono disperato perché è brutto il presepe senza burrinco. Beh, certo, l'asino. Senza asino non rende. Infatti sono venuto qui, grazie a Dio, sono movente, se ne passa, un tempo su questo palco. Vero, signor Ghian? se ci potete mandare qualcuno, io sono riuscito a fare la comparsa nel presente. Allora ci mando una, ma mettete uno di cartone, no, dai. No, è legge, su momenti e deve alettare. Andiamo a Senorbica, ricordo sta gatta, la Senorbica. Certo, ci andiamo a mezzo, ci andiamo a un ciocchetto, mantenato. Quindi è così, ma... Vabbè, ma lei si trattiene con... No, devo andare perché devo andare a fare la messa. Come fare la messa? No? La messa, lei fa la messa? Sì. Ma sta scherzando? No, ti spiego, ma non ti... In poche parole, in bimbe, succede stamattina un disguido. Sei molto sopredito. E allora? Enza si parla da legge ad un terreno in festa, in periodo di festa. Che fatto? No, ci dio su Ghetto nel freezer a pozzo del comune dove abbiamo maialette. Ma sta scherzando? Ed un terrazzo dopo l'epifania. Ma l'avete messo il prete del congelatore? Ma il vescovo lo sa? No, non gli abbiamo detto niente, infatti la messa la faccio io stanotte. Ma come la fa lei? Perché le sa fare la messa? No, da sciuffare, però sta gente imbriaca, non comprende nulla, comprende? La notte di Natale, quindi abbiamo pensato di fare questa cosa. Poi
che non si guasta da un terrauso dopo per l'Epifania, sobriete, comprende? Ma dopo la messa deve fare anche altro? No, dopo la messa io mi vesto da Babbo Natale, vado nei tetti di tutto il paese, buttiamo tutti i regali dal cammino. Delicatamente. No, a scudetura, così, capito? Ma se c'è il fuoco acceso? Se c'è il fuoco acceso si scalla, te regale. Che tristezza. Magari rischio di prendere fuoco la casa. Se prende fuoco la casa è più bello che c'è le case popolari, dobbiamo darle, non da saspica da Nemo, su un terrimato, se ne ingo. Sì. Va bene, io ti auguro un buon Natale a tutto il suo pubblico, la popolazione del Scraffingio. Mi raccomando, chi ho preso i Scraffi, benissimo, in vita che c'è sul movente del Scraffi. Grazie. Arrivederci. Sindaco di Scraffingio. Io vado con lui, pubblici, venga qui, sindaco, venga qui. A tra poco. Di ricca. Permesso. Buonasera. Il sindaco anche oggi. Buonasera. Ricca, buonasera. Ma su moto, ben attivicato. Calimotto. Ma ci vuole interro, la musica... No, è la musica... Che musica è morto? La musica da camera. Camera da morto, no? No! No! È la musica, è il tango è così, cioè il ritmo non è che deve essere rotto. Ah, era un tango. Era un tango, è la Piazzolla. Così, capito? Capito. Oh, come sta, sì? Buonasera, come sta? Sto bene, sa che non c'è su morto, potete suggestionare tranquillamente. È usanza in paese quando c'è su morto si c'è. Lei è sempre il sindaco di... Scraffingio. Capito, provincia di... Scraffingio, sapete, se no potete cambiare le cose. Deve fare premiazioni anche oggi? No, oggi approfitto del suo fatto che, come ogni lunedì, come ogni lunedì, se sono su qui, devo promuovere una iniziativa che abbiamo fatto in paese. Una che iniziativa avete fatto? Sicuramente io ho modificato il PIA. Il? Il? PIA. Piaghini. Piano integrato... Su via, su piano integrato de... A Francufia, è venuto sindaco, ma questo via... Dai, abbiamo modificato... Che progetto avete fatto? Allora, in poche parole, abbiamo fatto uno studio in paese, un serie di gente, a studiare, e su comprendo che la gente va in Africa a fare il safari. Il safari si fa in Africa, non è che la gente va... Ma sicuramente non su, teniamo principi buoni, il safari l'abbiamo fatto in paese. Nel vostro paese? No, anzi, scemo. E dove l'avete fatto? Nel campo sportivo. Com'è campo sportivo? Io sul recintao, nel campo sportivo. Non si gioca più a pallone. No, l'abbiamo fatto squalificare il campo. Squalificare quanto? 30 anni su massimo. Come 30 anni? Su? 30 anni su, ma ti spiego voi, in poche parole c'era... E come avete fatto a farlo squalificare? Ti spiego immediatamente, c'era partita di prima categoria, Scraffingio Villa Peruccio. Scraffingio vuoti perdenti, 3-0, fine primo tempo, picato s'arbitro, l'abbiamo messo al centro del campo e deus un piccao. Come piccato? Un piccao, un savone. Ma sta scherzando? No, poi io mandavo anche il dirigente accompagnatore di tre scambas. Deus un stereo scambas, poi vedi che si fu crepato. Ma perché? No, vabbè, poi stava perdendo il Villa Peruccio e poi in massimo, che a VGC si deve essere risentito. La risentia, si piccava un salito, poi si risentia. Ma vabbè, se risentia... E quindi avete 30 anni che avete squalificato. 30 anni che squalificato. E avete cambiato destinazione d'uso? Abbiamo cambiato destinazione d'uso, abbiamo fatto il safari. E che cosa avete messo? Piante? Abbiamo messo piante da cocco, alberi, palmizze, di tutto. Fiume, ce l'avete il fiume? Abbiamo messo un bel fiume, un ruscello. E che animali avete? No, tanti animali, massimo. Cioè abbiamo i coccodrilli, coccodrilli 78 ce ne avevamo. Come ce ne avevate? Ce ne avevamo perché quest'estate si è siccitato, ha fatto seccare il fiume e si è venuto crepato, poverine, non c'è stato niente. Coccodrilli, mi scrivo. Ma non avete fatto niente per salvarli? Sì, io sospettavo che si fosse stata crepato su tutti, abbiamo fatto borsetta e io sono recuperato su dinari verdi. Ma che ma dai! E tante tristezze, dinareddo un comune. E poi altri animali che avete, giraffe ne avete? Giraffe ne abbiamo grandutallo. Alte 4 o 6 metri? No, 1,20 m. Come 1,20 m le giraffe? 1,20 m, poi ti spiego, ce le hanno portate da Cagliari, commenti quanto rebbende in bida, si funti rimasto a gesturi nella giara, sono riprodotte con i cavallini della giara, potessi usare, cioè, ma dai, ho sindaco tanti, però vado da sassetti, ma poi. Dai, che applaudite, che oh bene, è bello safari. E gorilla ne avete? Gorilla ne tenevo su una decina, punti bello, sono come in te gusto. Chi ne è su gorilla? Gusto ne gorilla, no, quello è Tonino, è Tonino, da poco confondo. No, ne tenevo su una decina, punti bello, su 9 punti a cantiangia e tu su bringio. E con chi si sono accoppiati? Con un picciocchetto su debita, fonte in suo monumento, sì. Fonte in suo monumento. Ma dai, ma che cosa? Un'altra gatta, altra cosa, fonte get house e gorilla, se scelta house. Quindi invitate tutti chi vuole andare a fare il safari. Colgo l'appello, appunto, tutta la popolazione sarda, debbena a Scraffingio, perché appunto c'è il safari nuovo e ci punti i gorilla a Descraffi, che vedi? Bene. Grazie, il sindaco, grazie. Ciao. Ecco.
Di Maria. Il sindaco! Lei si deve candidare, sindaco. Dove? Non si vuole candidare, come sta, sindaco? No, molto bene, sono contento in questa tesi, siamo veramente felici. A proposito... Senza ridere, non è... Se ci viene un scimpri, no, vorremmo comprendere, ma è un sindaco con la fascia. No. Sicuramente si è sonduso. In tre. E stai a Bob, non Dumonti. Che girava, sono in questo, sono depruso ancora. Come sta? Tutto bene in paese? Tutto bene. Siamo molto contenti. Questi giorni scorsi ho fatto la benedizione delle palme. Una bella festa. Manifestazione importante. Fate come tutti i paesi che vi riunite, con la palma, l'ulivo, tutti si incontrano. E anche a Scrafigi sarà così come in tutti i paesi, la benedizione, cosa. Manco una pizza. No. Ma non è così a Scrafigi. No, in Bidda, in poche parole, ci abbiamo, nella piazza principale, in Prassa Iglesia, ci abbiamo una matte bramma comunale, una pianta grande. Il prete appena si indipesa, faccio lo 6:15 Come mezzo di e mezzo? Dovrei? Perché non la fa la messa delle 7 del mattino? Come? La messa, la prima messa, non da fare? No, non devo sagattare giusto, perché tutto su non fa niente nulla, sta di su, deve dare a ballare vettisso. Quindi per risolvere questo problema, io su questo maxi schermo un saltare e proiettiamo le messe della domenica prima. Sargenti, non c'è parlato? No, sargenti da pannai, all'inizio ci sta parlando male, specialmente... Questa femmina di punto di sempre che era fatta in Cresia. Cioè. È successo che anta aspettavo ora se ora si aspetta in questa comunione, però c'è la proiezione. Cioè. Infatti sono studiando un metodo diverso. Ma quindi voi avete questa palma in paese. Il prete quando si sveglia mica da su trattallo, dessa cosa. Su trattallo. Dessa cosa. E dice trattallo. Come ti non c'è? Vabbè, quello per benedire. Quello per benedire. Aspersori. Cricchetto. Benedice la palma comunque e si andando. Poi i uomini si debita, come si indivesa, tanto accomodati, amanta in presa grecia, ne struncanta una nae, un ramo di palma. Cioè la strappano dalla pianta. La strappano. Ma con la zega dalla... No, a scardancatura. Lo prendono, lo portano a casa, come tornano a casa, scudenti, sapovida o isfillus, dipende da che. Ma sta scherzando, picchiano bambini e la moglie con la palma. E fa male. No, ma non fa male. Come non fa male? La palma è benedetta, cioè. Che è benedetta, però vizia. No, non in crescita, è benedetta, quindi. Tappannai, poi è un'usanza debita e tappannai, se non da rispettare, se non si sono manco bestia. Ha ragione. C'è da mancare io. Scusatemi, no, io però volevo parlare con lei, perché noi scherziamo, ci facciamo raccontare da lei quello che succede nel suo paese. Però io so che lei è una persona impegnata anche a livello politico, uno che tiene. Il sindaco è. Io volevo chiedere tutte le polemiche che ci sono adesso, siamo anche un po' preoccupati, perché hanno detto che il PIL è a crescita zero. Io vorrei sapere da voi a Scrafigno, su PIL com'è? Cioè com'è il PIL da voi? Il PIL com'è da voi? No, da pannai, o canne crescendo bene. Siete contro tendenza, siete. Crescendo. Perché dappertutto il PIL è a zero e da voi... No, un bid è crescendo. Tappannai è deluso. In base alle notizie che mi ha dato il vigile urbano. Perché è esperto di economia? No, è un guardone. È un guardone. E mannau, o canno chieniti, adesso è meglio sicuro. Poi è fondamentale, su PIL, poi una idea è importante, comprendo? Il PIL fa crescere il paese. Non crescere è il paese e non solo il paese fa crescere. Un paese senza PIL... Un paese senza PIL è, commenti, te devo suonare, un incotto e broccoso senza broccoso. Stiamo parlando del... Fermi, stiamo parlando del prodotto interno lordo. Castia, se riaddocumentosi, però su PIL è su PIL. Su PIL, certo. Ma scusa poco, a proposito dei PIL, Alessia, non c'è storia. No, era malata a casa. Non c'è. C'è da, mi dispiace. Metà cintra. Metà cintra. Va bene. Ma ieri cosa avete fatto? Avete organizzato la domenica, cosa si fa a Scrafigno? Si mangia, si fa... No, gasta, è zero. Qualche picchettata, no? Non abbiamo potuto picchettare nulla, poi... Poche parole, è successo un piccolo problema in famiglia, mia famiglia. Niente di grave, mi auguro. No, niente di grave. C'ho un nipote, questo nipote mi ha chiamato, ma no... Zio, in poche parole, ha proposto incinta questa picciocchetta.
Ma no, pensaci tu, risolvi un po' le situazioni, perché non tengo il suo coraggio di una babba e mamma. Certo. Allora io, per non disonorare la famiglia, poi non fangare sul nome nessun sindaco, ho organizzato una pizzata, Isera Brand, una pizzata con i parenti suoi e i nostri parenti, proprio hanno posto questa situazione. Quindi una pizzeria di scraffigno, che avete le scraffigne? No, noi le prendiamo da Mogorella le pizze. Mogorella, quanto è distante? Beh, non te sei 120-130 chilometri. Ti arriva a aprire si spizza, sa? Come? Arrivano fredde le pizze. No, su pizza io le organizzavo. Le porta e le mette nel cofano davanti, nel motore, e arriva un gallentes. Bella, sa gallentes. Una balossata, meglio. No, non è una balossata, è una cosa seria. Ma scusate, la pizzata com'è andata? Dunque, la pizzata è andata bene. Appena sono arrivate le pizze, mio nipote ha aperto su cartoncino e mi ha detto, zio, sa pizza è sta bruciata. E lei? Dopo un nipote caro, sai che differenza passa tra te e il suo pizzaiolo? Insomma, non ho d'uscio. Però mancuna, nessuna, insomma una voitta, dopo una voitta chi su pizzaiolo, di dia da bocata prima, sa pizza non si fu da bruciata. Cioè se il pizzaiolo, Fedi, se il pizzaiolo l'avesse tolta prima, la pizza si sarebbe bruciata. Infatti, dopo chi su pizzaiolo non di dia da bocata prima, sa pizza non si fu da bruciata. Chi tu non di dia sta bocata prima, ma non si fu stippa a prendere sa pizza. Grazie, sindaco di Scraffigio! Grazie. Vedete che Polo poi fa anche la regia di una trasmissione televisiva di Videolina, che è quella condotta da Gianluca Meda, sentito. Cosa c'è? Chi è? Sono di Milone e di Sui Fonti. Ma è toccata. Ciao. Cosa c'è? Aio. Buonasera. Avarra in gore, mezz'ora. Ciao. Il sindaco di Scraffigio è tornato. Buonasera. Sera, sindaco. Ma quello che è uscito è te, Becchino. No, è Paolo Calvo, il regista. Sceda. Scusate l'introduzione. Com'è mai venuto anche oggi, sindaco? È sempre Scraffigio. Sempre Scraffigio, beh, sapete provincia... così. Provincia autonoma, è un soprattutto speciale. Speciale. Questo io penso, un po' che parole. Come va, sindaco, come va? No, tutto bene, sono venuto a fare una testimonianza, un po' che parole, questo sciacomanne casino che succede a Napoli. Ho visto la rimondezza. Ecco, E voi noi a Scraffigio siamo un comune esemplare. Cosa avete fatto? Abbiamo abbattuto i costi per Simondezza, perché abbiamo istituito già da me questa raccolta differenziata. E come l'avete organizzata? In modo efficace, io giusto, in poche parole, prove, abbiamo messo questo 10 bottus, barattoli, di diverso colore, in ogni caso proprio ci vuole essere. Bottus. E beh, l'umido dove lo mettete? Cosa? L'umido dove lo mettete? No, Gaste Massimo, noi in Bidda non siamo in un alto piano, ci tocca sempre il sole, umido non dite niente, solo più. Ma non ma che cosa, ma cosa capi? Ma non l'umido clima! È ventilato, comprendi? È bello. I residui organici, dove li buttate? Ah, roballa cose grandi, di angurio, tutto così. L'umido si chiama. Ah, roballa le cose. No, noi abbiamo già istituito da tempo, poche parole, abbiamo 7 scroffe in comune. Scroffe? Mardisi. In poche parole, tutta la gente porta questa rogalla di Sindia, tutta questa burrumballa di cose grandi, la portiamo per dare da mangiare a queste scroffe comunitarie. Come comunitarie? Non ho capito, cosa servono le scroffe comunitarie? No, ti spiego, Massimo. Allora, le scroffe comunitarie sono comunitarie perché servono agli studenti universitari de Bidda, può pagare a Castetto. Sì, ma non ho capito, si spieghi meglio, cosa c'entrano le scroffe con i ragazzi de Bidda? Dunque, si spiega. In poche parole, queste 7 scroffe comunitarie, in poche parole, vunti in comune, partoriscono in modo programmatico. Come programmatico? In base alla sessione di esame. Ah. Spicciocchezza, in poche parole, de Bidda, che denti sa, deve andare a un esame, picanta dus però c'è dedus, scendono a Cagliari, li danno al professore e passano l'esame. Ah, quindi... Bello! Quindi gli studenti si laureano grazie a... Certo. A Maiale, e docenti? Si va a Patanzimondezza e Bidda. Bella, trovata. Perché in poche parole loro si laureano, Angiantes Procedus... Quindi state anche creando sviluppo voi. Stiamo creando sviluppo. Mentre la plastica come la smaltite? Oh, la plastica la smaltiamo, da Vinnigaus, una volta alla settimana la portiamo all'asilo nido, lì abbiamo una bella caldaia, l'invenzione di uno de Bidda, di uno Ferreri. Una caldaia, la mettiamo tutta lì, la plastica scallausa d'otto e riscaldiamo l'acqua per tutto il paese. Vabbè, ma non inquina. Ma fuori però. Fuori l'aria, certo. E vabbè, spippiedo su quello. Vabbè, ma che cos'ha? Ma scusa. Quindi, ma inquina, non si dovrebbe mettere. Inquina, scusa. Però fuori, sono arrangiato. E gli altri rifiuti, come li smaltite? No, gli altri rifiuti abbiamo questa legge de minimis. De? De minimis. Cosa fa questa legge?
Dunque, su questa legge, in poche parole, con questa legge... Avete dato soldi a chi? A saggenti. Ah, con questa legge una saggente a ICI, a saggenti no, dinai. Così a... A fuliadura. Quindi abbiamo dato soldi a questi ragazzi disoccupati del paese per comprare un'ambulanza vecchia. Come un'ambulanza? Se si inventa questa ambulanza? Per i rifiuti? No, ti spiego Massimo, in poche parole... Questa ambulanza serve per caricare tutto Simondezza del Said. Cioè loro passano e caricano con le sirene. Sirene sono ancora studiate. Allora, caricano tutto Simondezza del Said, poi loro accendono le sirene e partono verso l'ospedale. Come arrivano al paese vicino, caricano i cassonetti del paese vicino. Scaricano. Ma sta scherzando? No. Ma non si può fare. Ma perché, scusi? Perché ci sta ad arrangiare su sindaco del Said, se mai visto il momento. Il collega. E le spese di gestione? No, per quanto riguarda le spese di gestione, abbiamo dell'ambulanza abbiamo fatto già domanda nella nostra regione, abbiamo inserito s'ambulanza nel circuito 118. Come circuito 118? Ambulanza del Saliga. Del Saliga in 118. E come è fatto? In poche parole facciamo chiamare sempre uno diverso di paese, mi intendo un Mavi, parte di s'ambulanza, carica de Mondezza, verso la non arriva da Maestro Ospedale, però ci rimborsano la benzina. E quindi lei si sente di consigliare a Bassolino e... C'è da mancare, infatti sono qui e voglio fare un appello a Bassolino e guardatelo Scim... No, Iervolino, no, Iervolino, una donna. Sì, una bagu alterata. In poche parole, gli voglio fare un appello, venite in paese, indicate il modello del nostro paese, in 15-20 giorni prenisi Avellino di Immondezza. Grazie. Io ringrazio, scusate del disturbo. Vi aspettiamo, dove li invitiamo? Tutti. Venite a Scraffingiu. Quando volete venite a Scraffingiu. Ma cosa c'è da fare in questo periodo a Scraffingiu? Tenuto una bella sagra. Che sagra c'è? Del suo scraffimento. E come succede? Si scraffiuso deve arrivare. Grazie, ci venite. Sarò. Ci sarà? Allora ci vado la pubblicità. Tanto pubblicità. Che tutti. Cambia canale? Si scraffiti. A schinatura, comprendi. Ciao. Sindaco di Scraffingiu, stiamo tornando, state con noi. Buonasera sindaco. Buonasera. Come sta? Tutto bene. Siamo venuti. Vedo che però c'ha. Cos'è? Capitano o c'è un. No, ero capitano da piccolino. Poi se si cresce. Se cresce mi hanno fatto sindaco. Ho capito. Ma no, purtroppo in paese abbiamo questa settimana scorsa abbiamo dovuto proclamare 2 giorni di lutto cittadino. Mi dispiace. Succede un gasotto, un po' capace. Qualche persona autorevole di Scraffingiu. No, di più Massimo, visto l'importanza di questa cosa abbiamo dovuto mettere le bandiere a mezz'asta in segno di lutto. Quindi è qualche ultracentenario che ha dato lustro al paese. No, di più. Piricocco è molto. Piricocco, chi ne viera? Piricocco fu di Suburrinco del suo disigio. Suburrinco del suo disigio era un'istituzione in paese, per quello che occupava, aveva 45 anni, c'era molto, non è campato. Mi dispiace. Capisco, mi dispiace che muore un asino, però è sempre un'esagerazione, è sempre un asino, via la scusa. Casti a Massimo, per il ruolo che ricopriva all'interno della comunità scraffingese, e finse se pago. Poi t'avvo di uno tre spru studiato de bida. Su Burrico, ci pericocco e lo distruì. Mi ricordo un anno, tra l'altro, di anta candidato a consigliere comunale e non ci fu vessio per 2 voti, non era entrato in consiglio. Guardate, ma come si fa a votare per un asino? Si mette la crocetta dove c'è il simbolo, fianco pericocco, vota. Dicevo. Ma come si fa a votare per un asino? Come si fa? Cioè non esiste votare per un asino, dai. Casti a Massimo, fra pago si vota, a sapere il burrinco su chi entra sul governo. Non dica così! Che siamo in parto un dito! Oh. Ascoltatemi, ma il PIL di Scraffingiu ha avuto qualche scossone dopo la morte di Piricocco? Su PIL. Lei sa cos'è il PIL? Ce l'ha mancaiato, Castia. Su PIL, appena intendo questa cosa, si è posta a prangi in vita, disperato, proprio, prangendo. Ma il PIL non piange? Non uscivo da voi, però in vita prangiti quando c'è le prangi. Si sciundi con le lacrime. Vai, comunque, parliamo di Piricocco. Che ruolo aveva all'interno del paese? Guarda, Piricocco, il suo utilizzo che veniva fatto di Piricocco, lui aveva il ruolo di portare dei cibogai, i spredisi, de bida, acqua de burrinco. Ma sono usanze antiche. Quello di mandare via il prete tutto sull'asino sono vecchie usanze, dai, degli anni 50. No, guardi, noi, su ultimo ci disobbogavo cannu passau,
Supreri? Sì, sì, c'è un tale Monsignor Cagatobacco. Di Arumingio? No, proprio di Adannao, Monsignor Cagatobacco, l'avevamo scoperto, andiamo a lavorare tutto solo di Santa Rungioso Martiri, loro, andiamo a lavorare tutto loro, non l'avevamo scoperto, diavolo scutto, scutta struppiatura, e l'avevamo caricato nell'asino e ci diavolo sbogao, e l'asino l'aveva riportato fino alla cattedrale a Cagliari. E loro? No, loro erano contenti appena Dante Biu, contenti. Dante... No, loro, chi ti ha furato, loro! Ah, no, questo Dio sul requisito... Di Scintris. Loro ci davamo un requisito. È usanza a non ridere, ma adesso che stiamo cosa seria, cioè, ho il cuore turbato. Ma l'avete restituito alla chiesa? Che cosa? Loro? Manco una pizza, l'abbiamo tenuto a noi perché è il risarcimento del danno morale, questo dentro di questa cosa, di questo disgraziato. Ascoltatemi, Piricò quando ci disinterrava? No, vi ricordo, tra l'altro, mi depende che dobbiamo mettere una corona. Ci deve una corona anche nel... Nell'oculo, Ma dove l'avete messo? Ci deve su un terrazzo e si resta Ida. All'uscita del paese? All'uscita del paese. Come mai questa scelta? Per un monito a tutti i cittadini, in quanto a Scraffingio, si intra da cristiano, so esiste di Burringus. Va bene, andiamo andando. Signor sindaco. Ciao. Noi l'aspettiamo. Grazie a voi, grazie a tutte le persone. So che fra poco c'è una festa a Scraffingiu, che festa fate? Sì, festa del suo scraffimento primaverile. Ah, ecco, quindi come funziona la festa? Non c'è problema, si spolla o si scraffioso da pare pare. Anche con foglie di ortica, cos'è? Tutto, quindi invitiamo la popolazione. Venite, non muoiosi, mo commenta a capo da delle cose, sa vigo morisca, si scraffioso con folla, sa de vigo morisca. Grazie. Eia, a te ti scraffioso gratis. Grazie. Sindaco di Scraffingiu. Ciao. Pubblicità, ci vediamo. A questo punto non so chi arriva, sento però un leggero fischiettio. È arrivato anche oggi il sindaco di Scraffingiu! Ormai quando entra lui, lei è diventata una star. Sindaco, se lei si candida alle regionali, prende voti proprio a cascioni, sì. Speriamo. Lei si candida alle regionali? Manco una pizza. No, non deve andare. Lei è sempre a Scraffingiu? Scraffingiu. Provincia... Provincia autonoma di Scraffingiu, non s'autonomia, si fa fatto no. Certo. Ma... Ci fica danza bassa. Scusi, io capisco, ma lei non si è stufato di venire tutti i lunedì qui a Cagliari? No, Gastia, a parte il fatto che mi dovete ancora i gettoni di presenza. Vai, quelli poi... E poi, oltre che un diversivo per me bene noi, è un dovere istituzionale. Noi abbiamo fatto questa delibera, dove uno dei punti fermi, a settembre abbiamo fatto uno dei punti fermi, l'impegno istituzionale del suo sindaco era di scendere a Cagliari a cantare questo scimpro su dei lapori. Non diciamo, lasciamo perdere. Vabbè, ci fu di parliamo qualcosa, cosa è successo questa settimana a Scraffingiu? No, niente di particolare, tutto bene. Abbiamo fatto una piccola festicciola, perché è andata a menopausa la farmacista. Martino, sta bene. Ma voi fate una festa perché una persona, una donna di Scraffingiu, che entra in menopausa. Ma come fate a fare una festa? Sì, però questa ci va 73 anni. 73 anni? 73 anni? Aveva 73 anni, il paese, altri 73 anni. Il paese infatti in fermento, ogni addio andava a bere, ogni mese andava a controllare in farmacia. Ma signori, e quindi in poche parole, quando divunti passavo sui buddidori, l'altro giorno... Non entriamo nelle volgarità. È passato. E allora cosa avete fatto? Abbiamo scoppiato un guetto, un mortaletto, un sughetto sul bando, abbiamo invitato tutti in piazza e abbiamo fatto questa festa. Beh, certo, è un po' fuori dal comune. Ci fuori dal comune, 73 anni. Tra l'altro ha avuto l'ultimo figlio 4 anni fa, poverina. Ah, e va. Ha avuto l'ultimo figlio 4 anni, però non ce l'ha fatto allattarlo. E come mai? Poi ti sullato e ti bestia da appena gallao, come yogurt. Mazza, ma che schifo. Ma per favore! L'hanno dato a una balia. Una balia? Una biciocchetta degna da lattata, che è una bellezza. Certo, vabbè... Beh, ogni cosa ha suo debito. Però una cosa sarà così, dovete dire al CNR. Come? CNR. No, Dio su un auto, tutto su un bid, l'abbiamo detto a tutti, potranno... No, lei sa cos'è il CNR? Certo che c'è da mancare io. CNR, CNR sti su... Centro... No, centro? Centro di incremento ippico. No, ma te...
Centro Nazionale delle Ricerche. Ah, c'è ne, dai, c'è è un ne, sindaco. Centro Nazionale de, no, Duscin, scusa, fancuffia, ma mi avessi da con. CNR Duscin, te se lavoro il mio compare, coppa il mio lavoro nel CNR. E di che cosa si occupa? Di acqua. Cioè, analizzano l'acqua? No, lui ricerca l'acqua. Va nei terreni, di questo rogo dei modizi di Olivastro, e va a cercare l'acqua, guarda, sono deficienti. Come su modizi gira molto, lì c'è l'acqua. Ha avuto anche riconoscimento a livello tanto in Serie A o a Sadali, si figuri. A Sadali. A cercare acqua a Sadali, però se stai in casino ha fatto una figuraccia, sì. Perché lì c'è molta acqua. Su Mazzucco giurata a me si è rotto. Dai. Dare il licenziato. E mobilità. Ma dai. Mesu licenziato. Ma diciamo che se fesserie, dai. E tante fesserie scimpo. Poi lavori nuovi ne avete fatto? Lavori nuovi dunque, abbiamo fatto i parcheggi al centro del paese. Ah, non avevate parcheggi? No, ne abbiamo in periferia, però sono sicuramente dei più belli subappa in Sardegna. A Scaffingio? No, pone che basta da Scaffingio, non c'è parcheggio un mesu, dai, lei c'è un prendo. Secondo il subappa viene da Scaffingio e basta si ferma nel gol. Vabbè, comunque il parcheggio si è vivo. Come avete risolto per dei parcheggi? Niente, abbiamo fatto una delibera, in poche parole, noi su scutta a terra il campanile, abbiamo fatto tre parcheggi al centro del paese. Campanile? Su campanile a terra, ci sono state... Siete pazzi? No, in spero ci sono tre parcheggi al centro del paese. Ma di che anno era il campanile? Fine 700, barocco piemontese. E ci si pure su campanile? Scutta a terra, ma la cosa più simpatica è che essa brossa, le macerie le stiamo utilizzando per marciapiede, comprendi? Guarda, ma come si fa a buttare giù? Ma voi siete pazzi, adesso cosa... Adesso ci abbiamo tre parcheggi, infatti... Ma Supremo, sei inchiettato? All'inizio si è un po' risentito. Se è un po' risentito, ma in genere deve essere un obbio su campanile. No, ma insomma, non c'era neanche l'orologio, all'orologio... L'ho portato a casa mia, su Sindico. L'orologio del campanile? L'orologio del campanile, poi in camera del letto prende tutta la parete. Ma è com'è, rumoroso? Rumoroso, suona ogni quarto d'ora. Sono i vicini un po' arrabbiati, però c'è. Ci ficcano tanto a basso. E tra l'altro il ticchettio messo in commenzenna che è a terra tutto l'intonaco della casa. Ma lo tolga, scusi! No, vabbè. Vede, l'orologio del campanile è in camera da letto. Ma su Sindico sora da depregastià. La guardavano il campanile da casa in dom. E se deve su rete, essere un magro sentivo, però appena gli abbiamo dato il pass invalidi, falso, quindi gli abbiamo dato, lui può parcheggiare lì, ed fare San Missa, si inciffica in sabato. Non dica così al prete! Allora, c'è molta gente. C'è molta gente, sindaco, noi eravamo a Saronno questo sabato e la gente ci chiedeva per il CUD, anche gente di Saronno che voleva... dei contenenti pure. Per il CUD, sì. Non c'è problema. Come lo ribadiamo? Perché lo ribadiamo. E tra l'altro adesso ne parlo anche con Edoardo Marti che ci segue il sito. Sì. Metteremo proprio una cosa per il CUD. C'è una, un avviso. Un avviso. Anche via internet si può fare o no? Bene da Mavi, però se... Meglio che vengano in paese. Meglio che vengano personalmente. Certo. Più... Ribadiamo il concetto però. Chiunque... Allora, vediamo il concetto. Dunque, abbiamo aperto anche aprile, chiunque voglia... Non rida però, mi fido. Via internet, venite a mare, certo. Chiunque voglia del continente, potete venire tranquillamente, però tocca da prenotare prima, poi tassa gente e meda, poi ti disispra. Anche da Silico possono venire? Da Silico in modo particolare, da Sant'Andrea, certo. Da tutte le parti ne sono venuti due. Perché in paese comunque... In paese, via su good gratis, tranquillamente. Uno sa gatta sempre. Uno da gatta su sempre, così tu fai. Va bene, grazie. Veniamo, comunque, che ho preso bene tranquillamente, ok? Grazie sindaco. Poi io sono fuori, per quelli che sono in sala, se tu vai su fuori. Vada via! Sindaco, vada via!